andare a fare le pulci su, ma in realtà la BCE ha fatto questo, e però in realtà voi confondete il Consiglio dei Ministri con la Commissione e così via. In un momento di crisi come questo, può essere ancora più controproducente che in tempi normali. Ti spiego cosa voglio dire. Voglio dire che quando ero per esempio in campagna elettorale per le europee in Nord Italia, quindi in Nord Ovest, andavo e passavo magari anche 10-15 minuti con ciascun elettore che incontravo per strada, eccetera, a smontare, se vogliamo, le credenze o quello che pensavano di certe cose. Al tempo era più sulla parte immigrazione che non sulla parte economica, però era facile spiegare che l'accordo di Dublino era stato fermato. In questo momento qua, purtroppo va tutto molto più sulla pancia, ancora più che d'abitudine. E quindi penso che la cosa giusta da fare sia veramente restare molto fermi sulle proprie posizioni ed essere molto tranchant, cioè proprio dire se non ci fosse l'Europa come staremmo, rinfacciare anche il fatto che se l'Europa non può fare di più, non è certo per noi che vorremmo un'Europa federale più forte, eccetera, ma è proprio a chi non ha ceduto le proprie competenze, la propria sovranità nel corso del tempo. E mi sembra un po' da ridere, c'è cioè un po' il parallelo, no, con Trump oggi, che ha detto basta, io non do più soldi all'OMS. È paradossale, cioè tu gli togli i soldi accusandogli una cosa che non hai permesso di fare, perché l'OMS ha dei poteri molto limitati, solo di coordinamento, per ovvi motivi di sovranità nazionale e tutto quanto. E quindi c'è sempre un po' questo atteggiamento di capro espiatorio, eccetera. Ma noi, dall'altra parte, noi europeisti, dobbiamo anche farci un esame di coscienza e non pensare sempre che possiamo usare l'Europa come vincolo esterno per convincere i nostri politici a fare delle cose, perché anche lì è comunque usarla in maniera strumentale. Quindi, per chiudere, per non andare troppo avanti, questa ondata di sovranismo, che non chiamerei neanche sovranismo, perché in realtà colpisce anche persone che erano eurofili, cioè anche persone che conosco che erano convintamente europeiste e che capiscono come funzionano le istituzioni, come funziona l'Europa, si sono ritrovate ad essere deluse. Però è veramente paradossale essere deluse da qualcosa che non può fare di più, per trattato, per Costituzione. Quindi rimanere fermi, spiegare, ma soprattutto far passare il messaggio molto chiaro che così è il migliore dei mondi possibili, date le circostanze, che non si poteva fare di più, e quindi per tornare al discorso di prima, no, torniamo alla lira o quello che sia, che tutte queste altre opzioni sono assolutamente, insomma, non hanno senso. È difficile, è un momento difficile per gli europeisti, francamente, ancora più difficile che d'abitudine. E soprattutto questa crisi sta tornando a livello, non solo a livello, diciamo, di identità politica, ma anche a livello di comprensione del mondo, per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda la tecnologia, tutto sta tornando ad aver senso solo a livello nazionale. Cioè, oramai le persone arrivano rapidamente alla conclusione che si può tenere sotto controllo, che si può gestire, eccetera, solo ciò che è limitato al territorio nazionale e anche lì con certe difficoltà. E questo è un atteggiamento molto pericoloso perché non è questione di sovranismo, di convinzione politica, è questione proprio di visione del mondo, che ritorna ad essere una visione del mondo basata puramente sulla dimensione statale e con tutto quello che ne consegue dalla prosperità alla libertà, a quello che sia. Che è problematica. Ah, non ho ancora neanche toccato la questione dell'Ungheria, ma vabbè, se vuoi dico due parole anche su quello. Mi farebbe molto piacere. Sì, certo. No, l'Ungheria, guarda, la cosa incredibile è che è esattamente un esempio di tutto quello che ho appena detto. Nel senso che nell'Ungheria, l'Ungheria è un esempio in cui si chiede all'Europa di fare di più. Quando l'Europa, l'articolo 7, non ha assolutamente, non dà la possibilità di espellere membri dell'Unione Europea. L'articolo 7 dà la possibilità, dopo una procedura complessa di audizioni, eccetera, di avere un voto, tra l'altro, all'unanimità, quindi ovviamente impossibile, per sottoporre quegli stati che violassero l'articolo 2, in cui invece sono descritti i principi dell'Unione, i valori, eccetera,
tra l'altro delle sanzioni che non sono esplicitate nell'articolo 7. Si parla di revoca di diritti dello Stato, di quei diritti che gli sono dati dall'essere parte dell'Unione Europea. Quindi si può pensare a togliere diritto di voto, si può pensare a togliere certi fondi, magari fondi strutturali, fondi di coesione, quello che sia, ma non è, diciamo che è con pochi denti come articolo, se vogliamo, con poche armi e soprattutto con un meccanismo di attivazione molto, molto, molto complesso. Per cui le critiche all'Ungheria sono giustissime, sono stata la prima a farla. Ma tanto è sbagliato dire sì, ma è il Parlamento che ha votato, quindi va tutto bene, come ha detto Salvini, che è ridicolo perché cito sempre un tweet che ho trovato geniale, che è: puoi votare per mettere su un dittatore, non puoi votare per uscire da una dittatura. Quindi attenzione a dire che tutto quello che fa il Parlamento allora è lecito. E seconda cosa, altrettanto sbagliato l'atteggiamento di quelli che dicono l'Ungheria fuori. Non si può, cioè letteralmente non si può. Quindi l'Ungheria fuori non è la reazione giusta. La reazione giusta è far leva su quello che si ha a livello commerciale, far leva sulla pressione, fare più chiarezza sull'appartenenza del partito di Orban al Partito Popolare Europeo. Insomma, ci sono tanti pezzettini tra non far niente e espellere, che non è possibile, che devono essere messi in moto. Certo, avere la von der Leyen che semplicemente dichiara si farà qualcosa perché stanno per passare il limite l'hanno già belle che passato, a mio vedere. Quindi che facessero qualcosa sul serio. Ti ringrazio, no, appunto, era proprio il punto che volevo toccare, nel senso, l'Europa sembra che si stia un attimo, stia un po' allentando la presa, nel senso che la signora Ursula sembra agire con ritardo e sempre in maniera molto soffice alle vicende, non solo la vicenda ungherese, ma anche per esempio la vicenda del Covid di per sé. Cioè, io mi ricordo che prima aveva detto in poche parole, non aiutiamo i paesi a risolvere la questione, ognuno si arrangia più o meno per conto proprio, poi ha ritrattato. Ecco, questo ritardo, secondo me, ha causato non pochi problemi sia a noi che agli altri. Quindi Sì e no, nel senso che intanto non ricordo che abbia detto non agiamo. Ci sono un po' di problemi nell'azione dell'UE riguardo al Covid, nel senso che come al solito le competenze sanitarie sono a livello nazionale, quindi io ricordo sempre che c'è un, adesso l'acronimo non me lo ricordo, ma insomma è il centro per Disease Monitoring e non so che cosa, Emergency Response, comunque un centro europeo in cui si, adesso posso ritrovarvelo, poi ve lo metto come link, che da inizio febbraio aveva cominciato a pubblicare messaggi di guidelines, messaggi di allarme, tentativi di armonizzare per esempio come vengono conteggiati i morti, eccetera, proponendo metodologie. Non se l'è filato nessuno, quindi non è vero che l'Unione dall'inizio non ha fatto niente, ha fatto intanto quello che poteva, ma secondo ha fatto delle cose che però sono state abbastanza ignorate, nel senso che gli stati, come sappiamo bene, hanno fatto esattamente quello che pareva loro: chi chiude, chi non chiude, chi toglie i voli diretti ma non quelli indiretti, insomma, negli ambiti in cui l'Unione Europea non poteva certo intervenire, non ha fatto niente. Infatti, secondo me, però, hai colto un punto giusto, che è di dire la percezione è stata che è arrivata solo nel momento in cui le cose erano troppo tardi. Adesso, quello che mi fa piacere è vedere che, per esempio, per quanto riguarda la riapertura, già adesso la Commissione se ne sta occupando, è uscito un leak del piano che vogliono cercare di coordinare, anche perché tanto aveva poco senso un approccio non coordinato all'inizio dell'epidemia, ma ancora meno senso dire apro in maniera caotica, casuale, eccetera, a parte per l'aspetto sanitario, ma anche per l'aspetto economico, nel senso che se le macchine prodotte in Germania hanno pezzi che sono prodotti in Italia e quei pezzi non possono essere prodotti in Italia, è inutile che la Germania apra e viceversa. Quindi, grazie al cielo che esiste questo tipo di tentativo di approccio coordinato, poi bisogna vedere, anche per quanto riguarda per esempio queste famose app, no, di tracciamento, eccetera, magari poi ne parliamo più nello specifico, però anche lì se non fai qualcosa che sia
Non è detto che sia tutto uguale, ma che se non altro siano interoperabili, ed è lì che Google e Apple si sono messi assieme per fare non un'app, come è stato in maniera sbagliata raccontato sul giornale, ma diciamo, per mettere in maniera facile, un substrato che permetta ai due tipi di sistemi di essere compatibile, quindi che se io mi trovo davanti a una persona con un telefono diverso dal mio, che ci sia la maniera di comunicare le informazioni necessarie. Ecco, tutto questo ha solo senso a livello europeo, nel senso perché se io domani viaggio in Germania e l'app di Monaco di Baviera è un'app diversa dalla mia e non si parlano, è inutile avere l'app, cioè l'app è efficace a seconda di quanti dati hai. Se i dati sono limitati all'app di Milano che non è compatibile con l'app di Bologna, non serve, ma anche se l'app di Milano non è compatibile con l'app di Lugano o non so che cosa, non serve a niente. Quindi per finire il discorso, adesso sicuramente l'intervento è molto più efficace, molto più rapido e anche molto più presente, credo, sui media nazionali. Cioè, prima si faceva fatica ad avere, adesso nel bene o nel male, tutti ne parlano, tutti danno addosso a seconda delle proprie posizioni, però l'Europa è diventata sicuramente uno degli attori principi di questa crisi nel bene e nel male. Quindi quello che io spero, questo è più un ragionamento forse per fine chiacchierata, è che come sempre dalle crisi l'Europa ne esca con una convinzione che ci sia bisogno di più competenze, ci sia bisogno di più poteri, ci sia bisogno di più budget, eccetera, eccetera, per evitare di ritrovarsi domani con una crisi che non sarà più economica, che non sarà più di salute, che sarà magari, che ne so, climatica o un disastro naturale e ci ritroveremo ancora una volta tutti a dire: urca, ma quindi cosa facciamo? Ah, cacchio, l'Unione Europea non ha competenze nel disaster management, e quindi cosa dobbiamo fare? E così via. Quindi l'unica strada potrebbe essere quella di raggiungere poi un'unione politica, perché è un po' un'utopia, sì, lo so, fa sorridere, però è l'unica Non lo cosa so. che possa poi risolvere questo tipo di problemi. C'è un'altra strada, purtroppo, che è quella che alcune persone pensano di dover imboccare, che è l'esatto, cioè l'esatto opposto, di dire questa crisi ci ha ancora una volta dimostrata, quindi alla Salvini chiedo un referendum sull'Italexit per la fine dell'anno, che non è una cosa assurda, quindi non è una cosa assurda, cioè non è una cosa impensabile, visto che ne parla e anche Cameron aveva iniziato a parlarne così e poi sappiamo bene dove è finito. Quindi attenzione a compiacerci e noi europeisti ad essere così tranquilli e sereni perché tanto dalle crisi non usciamo rafforzate, non è detto. Ecco, speriamo che, com'è che è il detto, quello che non ti ammazza ti fortifica, no? Speriamo che sia veramente così e che non ti ammazzi sul serio. Vi ringrazio. Qualcuno ha qualche domanda? Io ho una considerazione, se posso. Quindi, una delle tue idee, comunque sia, la nostra alla fine, è una volta per tutte trasferire competenze che i paesi si sono invece tenuti stretti in questi scorsi anni, tipo sulla sanità, tipo sul clima o non so altro. Con molti europeisti, da europeista mi trovo comunque in contrapposizione, nel senso molti vogliono trasferire praticamente tutte le competenze alla singola Unione Europea. Cosa che mi vede contrario ovviamente, perché non sono per trasferire ad esempio la fiscalità o la parte di debito o tutto il resto, ma non capisco, cioè non so, non ho purtroppo gli strumenti per conoscere fino a fondo le implicazioni del trasferire competenze sanitarie all'Unione Europea. È ovvio che in casi di crisi come questo avremo un coordinamento più accentrato, non avremo paesi che magari stanno solo aperti, paesi che stanno solo chiusi. Che magari entrambi si mettono i bastoni tra le ruote, oppure potrebbero essere più benefici che costi, io non lo so sinceramente. Cioè, la mia considerazione è più che altro su quante che vogliamo spostare da noi all'Europa, quante Sì. cose vogliamo. Perché Allora, sicuramente apriamo 100.000 discorsi, quindi scusami per la domanda vaga. no, non è vaga perché è giustissima. Allora, intanto ricordiamo che diciamo
Allora, in effetti il discorso è molto ampio. Intanto adesso l'Unione, per chi non lo sapesse, l'Unione Europea agisce secondo il principio di sussidiarietà, nel senso che se propone una legge, una proposta, una modifica, quello che sia, deve dimostrare nel preambolo, diciamo, della proposta che è necessario fare questa azione a livello europeo e che quindi non può essere fatta in maniera efficace a livello nazionale o addirittura a livello locale. Quindi intrinseco nel trattato, nell'ultimo trattato dell'Unione Europea, c'è l'idea che solo quello che è necessario fare a livello europeo debba essere fatto a livello europeo. Questa come premessa. La seconda cosa da dire è che ci sono modi diversi di trasferire competenze. Ti faccio un esempio sulla sanità, no? Cosa vuol dire trasferire competenze sanitarie a livello europeo? Proprio poco prima che scoppiasse l'emergenza Covid, era uscito una proposta della Commissione sulla strategia dei dati che prevedeva una messa a fattor comune dei dati sanitari, quindi un data pool europeo di dati sanitari, ovviamente con tutti i crismi di sicurezza, privacy, eccetera, proprio con la convinzione che mettere a sistema questo fosse fondamentale sia a livello di ricerca che a livello di, non si parlava di risposte ad epidemie, però essendo di poi potremmo dire che sì, eccetera. Questo significa che gli stati non abbiano più potere a livello nazionale di gestire la loro sanità? Assolutamente no, ma significa che laddove non ci sia un costo eccessivo o delle problematiche di sussidiarietà o quello che sia, potrebbe essere un'idea trasferire alcune cose a livello europeo. Poi dipende in che maniera le vuoi trasferire. Le vuoi trasferire che diventino competenza cosiddetta come dire, totale dell'Unione Europea o condivisa con gli Stati membri. E quindi se diventa una competenza condivisa con gli Stati membri ci sono metodi di voto, per esempio, diverso. Come tutti si domandano perché sull'immigrazione non si riesca mai ad andare avanti e fare le riforme, ovviamente perché ci sono meccanismi di voto al Consiglio dei Ministri che sono dell'unanimità per la maggior parte, perché sono questioni a metà di competenza. Quindi non è detto che trasferire competenze che sia sulla sanità o altro debba essere fatto come competenze totali, come può essere nell'ambito dell'agricoltura e un altro dove l'Unione Europea è totalmente in charge, no, delle politiche. La terza e ultima cosa è che questo trasferimento di competenze, a parte, come dici tu, il fatto che deve essere giustificato, eccetera, deve passare per una revisione dei trattati. La revisione dei trattati è un esercizio democratico e in generale, come dire, politico molto molto pesante. Quindi non credo che, per rispondere al tuo timore, che dall'oggi all'indomani si passeranno chissà quali competenze all'Unione Europea senza un ripensamento generale di qual è il ruolo anche dell'Unione Europea. Vorrei fare però una parentesi sulla parte fiscale, perché questa è, vabbè, voi siete economisti, no? Da quello che ho sentito, quindi sicuramente avrete seguito molto più di me, però diciamo, perché si è contrari a trasferire potere fiscale e perché invece potrebbe essere interessante almeno trasferire una parte? Perché almeno per quanto riguarda l'area euro, insomma, sappiamo tutti, no? È un progetto incompleto, come si fa ad avere l'unione monetaria senza la parte di politica economica, fiscale, eccetera, ma soprattutto al di là delle teorie, no, Mundell e quant'altro, in questa crisi si sono fatti piccoli passi che sono anche passati abbastanza, insomma, che non sono stati notati necessariamente, che in realtà vanno già in quella direzione, zitti zitti, cioè questo famoso shore, per come l'ho capito io, è in parte già una mutualizzazione, per quanto piccola, limitata, con un target ovviamente molto limitato, eccetera, di risorse non dello stesso genere di quella che c'è per il budget europeo. Cioè, diciamo, il motivo per cui trasferire fiscalità potrebbe essere interessante, perché il budget europeo al momento, per chi non lo sapesse, è fatto per la maggior parte di risorse trasferite dai budget degli Stati membri. Quindi l'Unione Europea non ha, per quello che c'è anche questa sensazione di rivalsa, di vendetta, no? Ah, perché la Germania prende i soldi, o la Slovenia, o l'Ungheria prende i miei soldi, eccetera, perché in effetti sono letteralmente
soldi italiani che finiscono nelle, passano per Bruxelles e finiscono nelle tasche di chi sia. Se l'Unione Europea avesse invece una parte di budget più consistente di risorse cosiddette proprie, che vuol dire risorse prese da tassazione diretta, intanto, come sapete, avrebbe più legittimità democratica, nel senso che ci si aspetterebbe che avendo un rapporto più diretto di tassazione dovesse anche come dire, aumentare, no, tutte le sue, i suoi meccanismi di accountability, come si dice. E secondo, potrebbe spenderli in una maniera che sarebbe forse più indipendente dai vari interessi dei vari stati membri. Se voi seguite un po' le negoziazioni del budget europeo, che sono settennali, sono una roba, cioè sembra il mercato delle vacche, e quelli che vogliono più per l'agricoltura, perché giustamente hanno l'argomento di dire ma sono i miei soldi, quindi decido io dove vanno. Se fossero soldi invece presi direttamente, diciamo, da commercio, da individuo, quello che sia, a livello europeo, probabilmente ci sarebbe anche un, come dire, anche a livello proprio di narrativa, un altro approccio per quanto riguarda lo spendere queste risorse. Quindi sono d'accordo che non si deve fare tutto. Io sono figurati super europeista, ma non vuol dire che credo che si sia pronti dall'oggi all'indomani a trasferire tutte le competenze. Penso che, come è stato fatto dal 1951 ad oggi, si debbano trasferire quelle competenze che sono corrette per il momento storico in cui si è. Nel momento in cui il problema è l'immigrazione, perché insomma per tutti i vari motivi, allora sì che si deve pensare a una risposta europea. Nel momento in cui si è sempre un po' in modalità reattiva, sono d'accordo, però finché non ci sarà una volontà politica più forte di andare verso una federazione, questa è l'unica maniera in cui si può andare avanti. Non so se ho risposto alla tua domanda. Giovanni, hai una domanda? Ciao Giulia, qui mi disvelo, io non sono un fuoricorso che più anziano dei professori, ma sono un intruder. Sono anche quello che ti ha scritto tutto quel pistolotto sull'articolo della ZEV di Calenda, quindi insomma grazie anche per la pazienza. Loro lo sanno che sono un po' fumantino, per cui volevo chiederti due cosette. Una era relativa a questa cosa che hai detto di Salvini e il referendum, no? Che mi ha scosso un po', perché è sempre stato, io sono un po' circondato da pentastellati anche in famiglia, ed è sempre stato uno dei motivi miei di, diciamo, di sollazzo sentire dire noi faremo il referendum per uscire dall'euro, semplicemente perché sul modello di quello dell'89, corretto, no? Quello del, in cui forse fu l'unico caso di referendum di indirizzo in cui tutti felici dicemmo sì, ok, che bello, entriamo in Europa. Perché per fare sta roba qui all'epoca fu necessario fare una riforma costituzionale, no? Quindi pensare adesso che qualcuno voglia uscire dall'euro facendo una riforma costituzionale per arrivare al referendum consultivo, che quasi sicuramente dovrebbe poi passare questa riforma costituzionale, ritengo, perché i due terzi del Parlamento la vedo dura, attraverso un altro referendum conservativo, ci porterebbe, penso, già solo a un 20% dell'opera fuori dai mercati e probabilmente con un po' di gente alle frontiere che fugge con le vacche piene di soldi. Perché questo dice, adesso noi facciamo, annuncia a reti unificate, adesso noi facciamo questa legge costituzionale, dopodiché avvieremo un referendum confermativo per poter fare poi il referendum consultivo, ci abbiamo già lo spread a 700 ed è bella finita. Per cui io pensavo che ho sempre pensato che chi volesse veramente uscire, e qui si innesta l'altra domanda, ma secondo te sti magliari qui, tutti sti scappati di casa, produttori di olio di serpente, come dice Mario, e varie genere, ma veramente vogliono uscire? Cioè veramente uno come Borghi, uno come Bagnai, veramente vuole uscire? Cioè lo sa che sta tagliando il ramo su cui lui è appeso e mangia le banane? Cioè alla fine scapperanno sugli elicotteri. Per cui, perché questa roba qua, cioè è la classica situazione in cui dice ah, adesso ti voglio fare un dispetto, mi impicco, così devi finire il mio funerale. E ho capito, vabbè, è una rottura di palle, quel giorno lì non andrò al mare, vengo al tuo funerale, però tu ti sei impiccato. Quindi veramente tu pensi che al di là della sete di potere
legittima, perché penso che sia tutta gente che, come dice sempre Michele, ha aggiunto uno zero al suo reddito, no? Facendo questa strada qua, un po' come se avesse vinto un bigliettino al Super Enalotto. Veramente loro ci abbiano le palle per andare lì e dire adesso noi usciamo, ma veramente. Allora, intanto interessante la metafora che dai, perché mi ricordo l'Economist che in una delle sue varie vignette sulla Brexit c'era l'Unione Europea che dava la mano al Regno Unito, e il Regno Unito che tutto felice si tagliava il braccio dicendo finalmente sono libero, no? Quindi dare per scontato che la nostra percezione di quello che può essere considerato un suicidio o tagliarsi un braccio, quello che sia, sia condivisa in maniera più ampia, attenzione. La seconda cosa che non è tanto da ridere è che in effetti credo che ci siano anche all'interno sia di 5 Stelle che di Lega posizioni molto diverse. Nelle due campagne elettorali che ho fatto ho incontrato persone leghiste più europeiste di me, persone pentastellate che praticamente ci dormivano nella bandiera europea, e altrettante che invece erano completamente, prima di tutto, ignare di come funzionasse l'Unione Europea, e secondo, molto propense a pensare che se ne potesse fare a meno. Quanto questo è un gioco di tira e molla, o meglio di ricatto, più che veramente una volontà di uscire, forse solo una questione di ricatto. Io, avendo vissuto la Brexit in prima persona, perché stavo a Londra al tempo, eccetera, ho paura a quindi tralasciare queste possibilità come se fossero qualcosa di lontano, come se fossero qualcosa di impossibile. Perché l'ho già fatto una volta, convintissima di svegliarmi la mattina dopo, anzi ho manco dormito, ma insomma convintissima di sapere come sarebbe andata la nottata del referendum, per poi essere sorpresa. Quindi le tue obiezioni a livello diciamo legislativo, costituzionale, probabilmente metterebbero più paletti di quanto potesse essere in altri paesi. Ti ricordo però che anche in Inghilterra, nel Regno Unito, il referendum era assolutamente consultivo, non obbligava nessuno a fare niente, e poi abbiamo visto che cosa è successo. Quindi il tema è che noi dobbiamo farne un altro, cioè noi dovremmo farne uno confermativo per arrivare a quello consultivo. E tutto sommato, se noi già se facciamo una legge, correggimi, ma è sempre stata la mia sensazione, già se facciamo una legge, una modifica costituzionale in cui dice dobbiamo fare il referendum consultivo per uscire, già scatenerebbe un po' di nervosismo, come si scatenò all'epoca un po' sulla sterlina, su cui mi ricordo un po' di soldi facemmo. E io mi occupo di wealth management, no? Dopodiché, a quel punto, noi dovremmo fare un referendum confermativo per dire quella roba lì in Costituzione va bene e potete fare il referendum consultivo. A quel punto, basta che il referendum confermativo dica sì e noi siamo già fatti. Cioè, abbiamo già lo spread a 500, perché tutto sommato, come sono rimasti fatti al termine del consultivo gli inglesi con la borsa che gli ha perso l'11%, credo, in due giorni, e la sterlina che è andata, tu lo sai forse meglio di me, è andata a 0,92 ed eravamo 0,81, ha perso 15-16%, per cui diciamo gli effetti si manifestano. Sì, però poi è tornata, cioè adesso stanno tranquilli, quindi anche lì certo si può argomentare che il Regno Unito fosse più pronto ad affrontare l'immediato effetto di una notizia di quel genere, conscio di poter poi riprendere sul medio e lungo termine tranquillamente come ha fatto, che tra l'altro non è ancora successo veramente la Brexit, quindi vediamo come funzionerà. Se ce la faranno. Diciamo che il mio messaggio semplicemente da europeista è non sottovalutiamo queste sparate, perché poi è quella che in inglese potremmo chiamare self-fulfilling prophecy, cioè una volta che cominci a fare delle profezie poi si avverano da sole a furia di continuare a dirle. Quindi dico solo restiamo vigili, ecco tutto qua. Poi se succederà o non succederà, ovviamente non ho la sfera di cristallo, però non darei nulla per scontato nel momento in cui la tendenza che vedo in generale è, come dicevo prima, di ritorno allo Stato-Nazione come dimensione ideale per la gestione della società, dei cittadini e anche paradossalmente delle emergenze. Speriamo. Vai Andrea. Sì, mi sentite? Sì. Ok, ciao.
Allora, io volevo dividere la domanda, diciamo, in due parti, una un po' più di cultura generale, una invece riguardanti degli aspetti un po' più tecnici. Aspetta che prendo appunti. No, vabbè, ma in realtà è molto semplice, cioè, intanto io, vabbè, comprendo che siamo in una situazione di emergenza, quindi in realtà, ancor più che la soluzione tecnica in sé per sé, bisognerebbe considerare appunto le tempistiche. Perché possiamo parlare di tutto ciò che vogliamo, però anche semplicemente una revisione dei trattati dilunga notevolmente, potrebbe non bastare, banalmente. Potrebbe arrivare prima il vaccino, insomma, che la revisione del trattato. Però, intanto, cioè, io ho sempre creduto che anche le persone che di per sé sono più europeiste, se non sono unificate perlomeno dalla stessa lingua, è difficile che riescano a mantenere lo stesso spirito, soprattutto nei momenti più difficili. Cioè, banalmente obbligare tutti alla stessa cultura culinaria è fondamentalmente impossibile, però perlomeno riuscirsi a comprendere linguisticamente già sarebbe un passo in avanti, anche semplicemente per poter leggere i giornali stranieri, che secondo me qui in Italia, per la maggior parte degli over 40, è uno dei principali problemi. In ottica europea. Per quanto riguarda invece l'aspetto un po' più tecnico, hai parlato, se non ho capito male, di competenze concorrenti, che purtroppo, cioè, le prime volte che ci pensavo fu quando studiai diritto pubblico, in Europa hanno un principale problema, ovvero che poi, alla fin fine, l'Europa può mostrare quanto vuole, l'esigenza di dover interagire tutto quanto, però poi inizia ad esserci un ostruzionismo statale, sia a livello legislativo, ma soprattutto giudiziario, tramite le corti costituzionali non indifferenti. Quindi siamo sicuri che forse la soluzione sono le competenze concorrenti, o magari, diciamo, un'alternativa all'istituto giuridico della cooperazione rafforzata, che forse in quel caso sarebbe un po' più... un po' come è successo con l'imposta sulle transazioni finanziarie, no? Ho concluso. Ok. Allora, no, comincio dalla seconda perché non volevo, almeno se poi è passato così mi dispiace, suggerire che la soluzione alla domanda di Matteo fosse allora mettiamo tutto prima in competenze concorrenti e poi per poi fare in modo che diventino competenze uniche. Facevo solo notare che non c'è una maniera univoca di passare delle competenze a livello europeo, ci sono diversi modi in cui possono essere passate, in cui di solito, come dire, che l'Unione Europea non ha competenze di uguale forza su tutti i campi possibili. Sicuramente la cooperazione rafforzata è una maniera, dipende da quale di queste competenze noi stiamo parlando. Cioè non suggerirei né l'uno né l'altro necessariamente per tutto, per tutte le varie competenze. Per esempio a livello educativo, di istruzione, sappiamo bene che magari... quello che c'è adesso a livello europeo potrebbe essere sufficiente se i sistemi nazionali, tipo incluso il nostro, funzionassero in maniera migliore, perché voglio dire a livello di framework normativo, di possibilità di monitoraggio dei risultati, eccetera, ci siamo abbastanza. Il problema poi è a livello nazionale come questo viene messo, cioè come viene messo in pratica. La tua prima domanda è molto più interessante perché c'è stata una mega levata di scudi quando la von der Leyen ha detto che gli eurobond erano, come non mi ricordo più la fase precisa, ma era tipo, cioè una cosa, è un modo di dire, no? Non è una roba vera. In realtà, per come l'ho capita io, quello che a cui lei si riferiva è precisamente le difficoltà a cui tu facevi riferimento di tempistiche per certi meccanismi e certi strumenti se fatti veramente come li intendono la maggior parte delle persone. Cioè, l'introduzione di Eurobonds avrebbe significato tutta una serie di modifiche anche proprio a livello nazionale, soprattutto si parlava sempre della Costituzione tedesca che sarebbe dovuta essere rivista rapidamente per una cosa di questo genere, per cui penso che lei significa semplicemente che bisogna andarci, insomma, pianino, perché non si può ambire a cose che non tanto per questioni formali, ma penso per questioni proprio di legittimità democratica, non possono essere fatte sulla scia di ma siamo in emergenza, quindi... ho capito, ma noi ci abbiamo i leghisti da convincere e la Germania ci avrà altri da convincere che è una buona cosa.
Quindi sulle tempistiche sono assolutamente d'accordo e penso che rispetto, cioè se voi pensate a quanto ci ha messo l'Unione Europea per fare l'antecedente del MES, poi MES durante la crisi dell'euro, ci ha messo diversi anni per più o meno essere d'accordo su questa cosa qua. Qua stiamo parlando di una reazione che è stata, di una conclusione che è stata trovata in poche settimane, quindi secondo me stiamo anche abbastanza migliorando sulle tempistiche e sono d'accordo con te di conseguenza che una revisione dei trattati globale, totale o comunque importante non è assolutamente il momento di farla adesso. Cioè, questo proprio non l'ho mai detto, non lo dirò mai, credo che sia assolutamente. Però quello che ci può stare è di approfittare insomma, dopo, una volta finita la crisi, di trarne delle lezioni e dire ok, cos'è che abbiamo imparato per quanto riguarda le competenze, per quanto riguarda di cosa c'è bisogno e così via. Molto interessante la tua, diciamo, la seconda parte della prima domanda, che è la questione degli europeisti unificati o meno dalla stessa lingua. Guarda che anche i sovranisti hanno lo stesso problema, in teoria, e in pratica però, no, in pratica niente. Infatti si trovano spesso davanti a delle incongruenze per cui si accusano senza saperlo l'un l'altro, ma non è che si accusino l'un l'altro, è che fanno pensare ai propri popoli che sia colpa di qualcun altro quando in realtà è colpa dei loro stessi alleati a livello europeo, se certe cose non si sono state fatte, tipo la redistribuzione dei richiedenti asilo automatica e così via. Quindi non è un problema, cioè quindi prima parte della risposta non è un problema solo degli europeisti, è necessaria da Habermas in avanti tutti che parlano, ma allora è necessaria una sfera pubblica europea di dibattito europeo, l'esperanto e non so che cos'altro. Non, allora, idealmente sì, ma non direi che questa è condizione necessaria ma non sufficiente per un vero dibattito europeo, nel senso che si potrebbe benissimo fare anche con lingue diverse se ci fosse la volontà di trattare i temi europei come se non fossero temi di politica estera, cioè come se fossero temi di politica nazionale, perché là seduto a Bruxelles, vabbè adesso no, ma in tempi normali ci stanno i nostri ministri, non ci stanno i ministri di qualcun altro e ci stanno i nostri parlamentari eccetera, quindi non dico che sarebbe la mia opzione preferita, ma un'opzione potrebbe essere di smettere di pensare a Bruxelles come un'entità separata, diversa, indipendente da quelle che sono le nostre scelte politiche o i nostri personaggi politici. Che i quarantenni non leggano i giornali stranieri, se i giornali nostrani facessero un lavoro migliore nel presentare la realtà tale che è e non si lasciassero prendere sull'onda dell'anti XYZ, che sia l'Olanda, la Germania, l'Ungheria, non so, chiunque, la Grecia, chi cavolo che sia, sarebbe anche meglio. Cioè basterebbe un'informazione fatta meglio che non necessariamente che tutti parlassero inglese perfettamente per poter discutere. Boh, non lo so, mi piacerebbe però, se, diciamo che si potrebbe arrivare a dei risultati migliori anche senza, se ci fosse un altro tipo di discussione pubblica anche a livello nazionale. Grazie. Beh, figurati. Vai Matteo e poi Luca. Allora, tiro fuori un altro discorso ancora. Immigrazione, e ti faccio sia a te che agli altri la mia proiezione, la mia considerazione. Negli ultimi 3-4 giorni abbiamo visto che tanti migranti, più di 150, sono a largo delle coste italiane perché non possono, l'Italia non è porto sicuro da quanto ho capito, non possono sbarcare perché l'Italia è in emergenza. Parte il disagio iniziale perché non erano su una nave ONG, erano su una nave, un altro tipo di nave che non era minimamente attrezzata, quindi per rotto della cuffia sono riusciti a trasferirle su un'altra nave, ovviamente attrezzata. Quindi in questo momento abbiamo 150 persone a largo delle coste italiane che è in condizioni disumane, perché 150 persone su una nave, non oso immaginare com'è la situazione. E leggo anche i commenti a questo, che ne so, sono sul Fatto Quotidiano, purtroppo sono sul Fatto Quotidiano, leggo tanti commenti di bisogna limitare l'importazione di massa, non per noi ma per loro, perché sennò poi loro rischiano. Fanno ridere questi commenti, però ti dico la mia proiezione.
siamo tutti contenti e tutti, cioè siamo bravi che vogliamo la pace nel mondo, che vorremmo una integrazione a livello europeo dell'immigrazione, ma tanto io la vedo impossibile perché ci saranno sempre, sempre Orban, ci saranno sempre i Salvini di turno, e la vedo una cosa impossibile all'unanimità avere una politica comune, se hai capito cosa intendo. Quindi la mia proiezione è su questo: non ce la faremo mai a essere tutti d'accordo. Secondo me arriverà un momento di implosione. Come posso dire, i flussi migratori continueranno ad arrivare, magari più, magari meno, ma continueranno ad arrivare, e finché non c'è una vera integrazione a livello europeo, finché, che ne so, Orban non viene obbligato da qualsiasi tipo di modo a fare i compiti a casa, a fare quello che deve fare, finché non si dice Salvini stai zitto perché stai dicendo falsità, vabbè, finché non è il governo non si può fare nulla, ma vabbè, finché non si ha una politica comune su questo, e non si avrà, secondo me, non faremo altro che andare sempre più a fondo da questo punto di vista, dal punto di vista sociale, perché ovviamente è tutto un domino che cade: migranti, rancore sociale, periferie. Vengo dalla periferia romana, la situazione è molto brutta come cosa. C'è stata una rivolta, ci fu una rivolta nel 2015 per 20 migranti che sono venuti in un centro fuori Fiumicino, tra l'altro, perché vengono a stuprare le nostre donne, i soldi, le solite cose. Quindi finché non si dà un freno non si darà mai, secondo me, la vedo molto dura. Anche qui scusami la vaghezza delle mie considerazioni. No, cioè più che vaghe sono... Cioè, ripeto, scusami che ti interrompo, avremmo tutti la pace nel mondo, è inutile che ci diciamo sì, bisogna fare una politica di integrazione comune, perché siamo tutti d'accordo qui, assolutamente. 32 persone, so che siamo tutti d'accordo. Però chiedo, sento la tua, perché tu sicuramente ne sai più di me, questo. Ne so più di me, ma anch'io, cioè, intanto non lo so se ne so più di te, ma sicuramente quello che so è che i tentativi che sono stati fatti di mettere, giustamente, di trovare un sistema che andasse bene a tutti, per ora sono falliti, quindi sono d'accordo con te che non è, non c'è, diciamo, la banalità, no? Che finché non c'è la volontà politica, essendo come è il meccanismo legislativo sulle questioni di immigrazione a livello europeo, siamo abbastanza bloccati. Quindi quali sono, però, per essere un pochino più propositiva, le due strade sono o a livello diciamo regionale, quindi la solita cosa di geometria variabile eccetera. Il problema di questo, ovvio, è che crea delle diseguaglianze, nel senso che crea dei blocchi di paese che si comportano in maniera diversa, con conseguenze diverse. Quindi non credo, La dico come opzione teorica, ma non credo che sia la maniera giusta di andare avanti. Però farò una distinzione, cioè uno è il problema migratorio quando si tratta di violazione di norme internazionali, uno è il problema migratorio quando si tratta di trovare la maniera migliore per gestire il fenomeno a livello europeo. Perché sulla prima, in teoria, siamo anche aiutati nel far rispettare queste regole da organismi internazionali e varie charters eccetera a cui abbiamo sottoscritto come paese, oltre che come Unione Europea. Sulla seconda invece sta più alla decisione degli stati membri, perché sono politiche europee. Non so se ci sia francamente una soluzione immediata, visto chi sta a capo dei vari governi in Europa. Quindi, nel senso che se ci fosse una maggioranza diversa o delle persone diverse, anche un solo Orban magari potrebbe essere messo in difficoltà. Fino ad allora tutto quello che possiamo fare è cercare di... Sai, quella, come dire, riflessione generica per qualunque cosa. Lo vediamo per come sta andando l'OMS, lo vediamo per come sta andando l'Organismo Mondiale per il Commercio, insomma WTO. Lo vediamo per tante altre organizzazioni internazionali, sono solo forti quanto gli stati membri decidono di renderle forti. Quindi non è che possiamo appellarci a qualche organismo superiore per aiutarci a fare questo genere di riforma dentro l'Unione Europea. Se non lo vogliamo noi, non lo vorrà nessuno. Quindi l'unica cosa che si può sperare è che... sì, purtroppo anche la mia risposta è un po' simile alla tua.
cioè si deve sperare che cambierà l'opinione pubblica, che cambieranno i leader e che si arriverà a una costellazione di governi nazionali più opinione popolare che farà in modo che si cambi la direzione della marea. Non lo so, francamente non ho idee precise a questo proposito, non credo che ci sia una roba, un silver bullet che potrei dirti si risolve così. Ti ringrazio, io sono solo incazzato in questo momento, quindi... quindi... Guarda, siamo in due, però... Sono una iena, quindi non so. Però non... Vai Luca. Oh, speriamo delle domande un po' più che porti alla conclusione più felici, se no... Daniel non è proprio esattamente contento, però dai, ci provo. Allora, ciao a tutti. In sostanza, quello che voglio chiedere è una cosa un po' diversa, quindi... Sì. Il dibattito politico che c'è in Italia in questo momento non mi piace per niente, perché vabbè, c'è la Lega che dice stop MES, 5 Stelle non si capisce se siano preparati, se dicano delle cose, non si capisce quello che dicono. Preparati? Anche loro. No, ma non si capiscono neanche loro, quindi c'è anche poco, sorvoliamo. E io in questo contesto, che è abbastanza tragico perché neanche il Partito Democratico sia tanto meglio, vorrei sapere come si deve porre un partito che abbia della gente competente al suo interno, che può rappresentare una speranza per il paese dal punto di vista della comunicazione. E quindi com'è che deve cercare di rispondere alla massa della Lega, Fratelli d'Italia e queste persone qua? Perché io non lo so, ho qualche idea, però sono un po' così. Ok, allora, intanto non devono fare i primi della classe, perché non è l'atteggiamento giusto. Seconda cosa, non far finta che i problemi che vengono sollevati da quelli che votano Lega siano robette. Vi farò un esempio molto personale che veramente mi è restato super impresso perché ci sono andate di mezzo io. Una volta ero a Tele Lombardia o Tele, non so, una di quelle televisioni locali, e c'era una signora solita salviniana agguerritissima che ha chiamato bla 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 e ha detto qualcosa sulla sua situazione o sui migranti, non so che. Io ho sorriso, cioè proprio che mi si vedeva, e in quel momento la telecamera ha inquadrato esattamente me. E questa signora giustamente ha detto, ecco, come sempre, voi non avete rispetto per le sofferenze o le cose. E tra me mi sono detta, ma sai che c'ha ragione? Cioè, se noi continuiamo a ridere dei, ovviamente, stereotipi, perché stava dicendo come al solito che aveva visto un nero e che quindi chiaramente lui avrebbe stuprato sua figlia, sua nipote, tutti quanti, e io ho riso, e però lei ha detto, questi sono i problemi che noi abbiamo, se voi continuate a riderci addosso, cosa vi aspettate? Quindi la seconda, quindi non fare prima della classe, secondo, non sminuire le percezioni, che poi puoi dare tutti i dati di Staterra, che l'immigrazione bla bla bla, ma se sminuisci le percezioni, purtroppo non serve a niente, perché le percezioni sono quelle che alla fine contano per chi va a votare, non per chi deve fare policy, quello è un altro paio di maniche, lì sì che ti devi basare sui dati, ma ignorare che l'elettorato ha certe idee non serve a niente. Serve essere, credo, trasparenti e semplici nel messaggio, che non vuol dire semplicistico, ma vuol dire semplice. Cioè non serve a niente, faccio un esempio molto molto banale, la Lega alle elezioni europee non aveva manco un programma, però tutti sapevano quale fosse il programma. Noi dei partiti, diciamo, non so, anche liberali europeisti, come vuoi chiamarci, abbiamo sempre dei programmi di 700 pagine dettagliatissimi in cui spieghiamo come spenderemo fino all'ultimo euro di budget europeo per non so che cosa, e poi quando dobbiamo spiegarlo per strada è difficilissimo, anche perché alla fine... leggevo in questo libro molto interessante che si chiama Contro l'empatia, vabbè, un titolo un po' controverso, e l'autore, che è uno psicologo, giustificava il fatto che la maggior parte delle persone quando votano non votano per convinzione delle ideologie, non saprebbero neanche difendere certe ideologie, votano come una sorta di tifo da squadra, ma che non va male, perché alla fine... così è normale, mentre se si votasse su politiche locali o su questioni di quartiere, allora applicherebbero molto di più la ragione. Se veramente questo è come funziona, allora noi dobbiamo andare a far leva su quel tipo di tifoseria buona, non buona, sul tipo di tifoseria che supporta le nostre idee, le nostre posizioni,
con quindi argomenti che vadano a identificare molto chiaramente quali sono i giocatori forti di quella squadra lì, che non vuol dire che bisogna solo insultare gli altri o che bisogna, come dire, far finta che sia tutto semplice, che problemi complessi abbiano soluzioni semplici, ma significa che dobbiamo smettere di arzigogolare e arrovellarci su noi stessi, che dobbiamo smettere di rincorrere il tipo di comunicazione, per esempio, di Salvini, che dobbiamo smettere di rincorrere il, come dire, l'approccio all'elettorato dei 5 Stelle, perché non è essendo la brutta copia di, degli altri che riusciremo ad avere presa su quel tipo di elettorato che è quello che fa, tra virgolette, il tifo per noi. Quindi non rinnegare la nostra identità, però semplicemente rimodularla in modo che non venga percepita come, e qua chiudo, i soliti primi della classe che sono completamente staccati da, dalla realtà, e in quel senso io sono 100% per ritrovare la fisicità della politica. Insomma, non c'è niente di nuovo in quello che dico, non è certo la ricetta a tutti i mali, però sicuramente essere presenti, che non vuol dire fare solo i comizi in piazza, ma che vuol dire andare in giro, che vuol dire capire. Cioè, io ho capito più, credo, del mio paese in campagna elettorale, facendomi chilometri e chilometri, mercati, fiere, quello che sia, che non avendo studiato dottorati e contro cose. Quindi non c'è veramente, veramente niente da fare. E soprattutto noi politici, è da lì che dobbiamo avere le nostre informazioni e capire. Se non stiamo all'ascolto perennemente, rischiamo poi di avere questo gap, questo staccamento con l'elettorato che poi è incolmabile alla fine. Non ti basta avere una bella grafica e mettere un sacco di soldi sponsorizzate per recuperare quel distacco che è accumulato. Madonna, un'altra risposta super triste. Grazie Giulia, ci tieni allegri. Alessandro, avevi una domanda? Sì, eccomi, mi sentite? Sì. Ok, grazie. In parte, diciamo, questa domanda mi è stata risposta dagli interventi precedenti. Comunque, io sono esterno rispetto alla Starting Finance, ho più che altro un background giuridico con un'esperienza a Bruxelles. E dal lato della comunicazione di quello che fa l'Europa, secondo me, è molto di quello che è il rapporto tra comunicazione sovranisti e non sovranisti, europei e non europei. Molto probabilmente, alcune volte a me dà come l'impressione che si eviti di... Cioè, si segua, appunto, come è stato detto, la dialettica, in questo caso, di Salvini, dei leghisti, degli anti-europeisti, e meno di quello che effettivamente l'Europa significa in termini purtroppo numerici, economici, per il singolo Stato. Perché dico questo? Perché magari sulla questione migranti si parla, ci costano 35 euro al giorno, 14.000 stelle negli hotel, gli italiani nelle tende. Poi, l'altra dialettica qual è stata? Noi diamo 9 miliardi all'Unione Europea, 12 miliardi all'Unione Europea, ce ne restituiscono 9 e quelli che andiamo a perdere vengono destinati ai paesi dell'Est. Qual è il rapporto dei paesi dell'Est? I paesi dell'Est, oltre a ricevere questi soldi, hanno ambiti fiscali, economici differenti e le nostre aziende delocalizzano, quindi ci fregano ancora in questo senso. A me, in un certo senso, da partiti come Più Europa, come il Partito Democratico, da realtà che comunque hanno una concezione di un'Europa diversa, chiaramente, da quelle di Salvini, della Meloni e di altri affini, chiamiamoli così, un po' stupisce come in alcuni casi non vengano presi questi paragoni, però all'inverso, nel senso, ad esempio qua purtroppo c'è tutto questo casino in questo periodo, ma siamo vicini alla nuova programmazione pluriennale 21-27, i fondi come vengono utilizzati, e una dialettica che a me è sempre stupito è vedere qual è la parte negativa del non utilizzo di questi fondi. Cioè, semplicemente dire, chi non ha una concezione europea rischia di perdere milioni. Ad esempio la regione Sicilia, che deve restituire 300 milioni per l'inutilizzo, il malutilizzo di fondi nel 2006. Oppure la Valle d'Aosta, che non riceve i target, che non rispetta i target di spesa e deve restituire milioni. Questo cosa significa? Che mancano dei progetti nel territorio che lo Stato italiano non potrà mai finanziare.
perché tutte quelle risorse che arrivano dall'Unione Europea servono proprio per lo sviluppo dello Stato e delle regioni. Quindi, per farla proprio in maniera semplice, una comunicazione che vada a contrastare sui numeri, in maniera anche semplice, non semplificata, ma semplice, come hai giustamente detto tu, che però renda l'idea che il non far parte dell'Unione Europea non è soltanto una questione che non si fa parte di processi decisionali arzigogolati e molto complessi, ma mina proprio lo sviluppo base di questo territorio. Penso alla PAC, penso a tutti i fondi dati all'agricoltura, che non arriverebbero dallo Stato italiano, anzi già adesso abbiamo difficoltà, dobbiamo fare dei tagli, e purtroppo lo sappiamo, è venuto specialmente in questo periodo il problema dal lato sanitario. E secondo te, com'è una dialettica che potrebbe essere affrontata in questo senso? Grazie. Allora, ci sono tante maniere di rispondere alla tua domanda, perché, allora, cominciamo dal quadro generale. Intanto è molto più... Allora, se vengono raccontati e passati i numeri sui benefici dell'Unione Europea o no a livello nazionale, non dipende tanto dai canali comunicativi della Commissione, del Parlamento, non so che, perché non se ne fila nessuno, dico europei, dipende da quanto vengono ripresi a livello nazionale. Quindi prima cosa è, c'è la volontà di politici di riprendere, diciamo, i numeri positivi e non solo quelli negativi a livello nazionale? Dipende, quando fa comodo sì, quando non fa comodo no. Prima cosa. Seconda cosa, purtroppo i numeri positivi che possono essere dati sull'Unione Europea sono talmente diffusi, quelli positivi, sto dicendo, che hanno molto meno presa sull'immaginario collettivo che dire 35 euro a migrante. Cioè, se io ti dico, ok, l'Italia dà X in budget europeo, ma ne ottiene in benefici globali se contiamo tutti gli accordi internazionali di libero scambio, se contiamo, non so, i benefici derivanti da un sistema di valori, da una pace, da bla bla bla, cioè probabilmente arriviamo a delle cifre stratosferiche, ma che sono difficili da vivere sulla propria pelle per l'italiano medio, quindi anche quelle cifre lì molto positive sono difficili. Pure le cifre negative, tra virgolette, come dire ci potremmo perdere X milioni di fondi europei, ogni santo anno si arriva sempre a dire oggi, quest'anno l'Italia ha perso X in fondi non utilizzati. Oh, non solo, l'Italia ha pagato X in multe per non aver implementato certe direttive, certi regolamenti, eccetera. Sono tutte cose che però vengono subito rigirate dicendo ecco, vedi, allora l'Europa è cattiva, allora di qua, allora di là, allora ci fa del male. Quindi i numeri negativi in una narrazione politica che cerca di far capire che l'Europa in realtà è positiva, non so quanto siano utili. Intanto vengono usati già e secondo me non con particolare successo. Sui fondi europei, tra l'altro, la risposta cioè siccome siamo net contributor, cioè diamo più di quanto riceviamo, e il tuo ragionamento di dire lo Stato italiano non potrebbe dedicare quei soldi all'agricoltura, è una che anche il sovranista più becero ti sa ribattere dicendo ma certo che potrebbe, se non li dessimo all'Unione Europea potremmo investirli. Era esattamente l'argomento della Brexit. Ogni giorno potremmo dare 11, non mi ricordo più quanti fossero, X mila milioni di sterline al Servizio Sanitario Nazionale, no? C'era il bus rosso che andava in giro per tutto il paese. Quindi anche in Italia ti potrebbero rispondere lasciaci gestire a noi che facciamo meglio, altro che PAC, altro che cose, e ci fanno buttare via il latte questi qua dell'Unione Europea. Quindi quello è un argomento che io ho sempre lasciato un pochino da parte anche nelle campagne elettorali, perché se da una parte si può dire guarda che belle cose che sono state fatte con i soldi europei, dall'altra è un controfattuale di dire sì, ma se magari l'avessero lasciati gestire allo Stato italiano avremmo fatto pure meglio, chi lo sa. Quindi io penso che quindi i numeri che si possono cercare, è come, altro esempio, ste benedette mascherine, quanti, chi, cosa, secondo me, tu vai in giro per strada, no, perché non c'è nessuno, insomma, chiedi a delle persone, sicuramente ti diranno, chiaro che la Cina ce ne ha date molto di più dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha fatto un tweet in cui c'era una piccola infografica in cui dimostrava che la Francia e la Germania da sole ci hanno mandato più mascherine di tutta la Cina messa insieme.
qualcuno l'ha visto questo, è un numero vero, è un numero giusto, è un numero corretto, perché dalla Cina la maggior parte le abbiamo comprate, poi non aveva la qualità giusta, quello che sia. Ancora una volta dipende da quanta camera d'eco viene data questi numeri a livello nazionale, e finché la volontà a livello nazionale è molto poca, anche da parte di partiti europeisti un po' sì, un po' no, perché il PD anche lui ogni tanto c'ha delle crisi di coscienza, mica da poco. Quindi questo secondo me rimane un vero problema. Che sia, allora, altro esempio di numeri che nessuno sta citando in questo momento, sto benedetto MES, no? Perché è, come dire, conveniente, fai due calcoli facilissimi sui tassi di interesse di un prestito MES rispetto ai tassi di interesse normali BTP, così, cioè, ci metti uno studentello di quinta liceo riuscirebbe a fare questi calcoli qua, a capire quanto sia conveniente. Eppure l'intero dibattito nazionale italiano non è certo basato su quei miliardi in meno che noi pagheremo di interesse ogni anno, no, è basato su ci piace o non ci piace. Quindi c'è la mancanza di volontà di utilizzo dei numeri nella maniera corretta, è per quello che mi piacciono quei canali divulgativi che fanno di banking, che fanno discussioni, che fanno perché li mettono in avanti quei numeri lì. Il problema è che non bastano quelli, cioè non basta io che faccio 30 chiamate con 34 persone per cambiare la modalità del paese. Ci vuole, e non basta neanche più Europa, che purtroppo è ancora una forza molto piccola. Ci vorrebbe che i partiti, come dire, i partiti di maggioranza, non di maggioranza, insomma, i partiti grandi avessero l'onestà intellettuale, quando si può e quando si deve, di dare i numeri giusti e non solo quelli che fanno comodo. Oggi sono in mood negativo, non so cosa dire. Grazie. Cosa succede? Si connetta. Fatti. Io avevo una domanda da parte. Ok, vado... Perché non sentivo, scusa. Provo ad andare io, penso che hai chiamato me. Comunque, all'inizio hai parlato di quella che è la possibilità di fare quella che viene definita app, che poi non è un'app, anche di tracciamento e di vari tipi di comunicazione. Come cambiare un po' argomento, sennò spero che sia felice almeno quello da questo punto di vista. No, dipende, ci sono un sacco di criticità. Vabbè, quale aspetto? No, sostanzialmente volevo appunto, siccome avevi lanciato questo, avevo questa pulce nell'orecchio, volevo appunto capire certo, meglio di cosa si tratta e quali sono i punti che stanno cercando di mettere in atto, ecco, dove si potrà arrivare. Ok. Allora, da dove cominciamo? Intanto dire che la app di tracciamento non è equivalente a il passaporto verde di tu sei libera di andare a fare quello che ti pare, eccetera. Sono due cose diverse. E soprattutto le app di tracciamento non hanno alcun senso come soluzione a sé stante. Quindi devono essere combinate con test, sia test di tamponi che test, diciamo, sierologici, quindi test sul dopo, cioè il tampone, insomma, sono due tipi di test diversi. Quindi la premessa è che non sono il miracolo, per quello dico positiva fino a un certo punto, non sono il miracolo che ci permetterà di uscire dalla crisi molto rapidamente. Cosa servono e come possono essere usate? La soluzione che è stata proposta e che credo sarà quella adottata dalla maggior parte dei paesi è la seguente. L'app permetterà, attraverso probabilmente la tecnologia Bluetooth, non quella GPS, perché quella GPS ha delle limitazioni, per cui se per esempio mi trovo in un immobile, il GPS non capisce se io sto andando, come dire, la cellula, se vogliamo, che è più vaga che non il Bluetooth. Il Bluetooth è in maniera relativa, il GPS è in maniera assoluta come localizzazione, no? Il Bluetooth mi permette di capire se io sto a X dalla persona, perché funziona, come sapete, a solo una certa distanza. Quindi le soluzioni che sono preferite in questo momento utilizzano il Bluetooth, e sono soluzioni, come dicevo, di localizzazione relativa. Quindi
se io con un telefono qualunque, no? Vado in giro, faccio le mie cose e poi scopro perché ho fatto il tampone, perché ho i sintomi, perché finisco in ospedale, perché non lo so, che ho il COVID, insomma, che sono positiva, posso, cioè attraverso questa app si potrà mandare una notifica alle altre persone che sono venute in contatto con me, poi sarà da definire a che distanza, per quanto tempo, eccetera, in modo che loro siano rese edotte del fatto che io, cioè che loro sono entrate in contatto con una persona potenzialmente e quindi potenzialmente infettate. C'è bisogno che loro sappiano che io mi chiamo Giulia? No, loro sapranno semplicemente che sono, perché il Bluetooth e questo protocollo che Apple e Google hanno messo insieme produce costantemente numeri casuali che vengono registrati sul telefono e quindi non c'è nulla che va nel cloud, non c'è nulla che viene condiviso neanche con il gestore dell'app fino al momento in cui vieni trovato positivo. In quel momento allora dovrai essere d'accordo sul condividere questa cosa qua, però non condividi i tuoi dati personali, condividi questo numero randomico che ti è stato assegnato al momento in cui, che verrà identificato poi con quello delle altre persone che si trovavano a distanza di rischio. Queste poi bisogna capire prima di tutto come viene proposta questa app. Quindi la soluzione, se vogliamo, per finire il discorso del tracciamento, la soluzione tecnologica quindi ti permette in maniera non intrusiva della privacy e non troppo rischiosa della cyber security perché non c'è comunicazione costante col cloud ma è tutto sul dispositivo in sé, ti permettono di essere notificato se sei stato in contatto con una persona infetta. Quali sono i problemi però, il motivo per cui non è solo positivo? Uno, come viene spinta fuori tra virgolette questa app, cioè X sviluppa un'app per la regione Campania, benissimo, si propone di download o si obbligano le persone, e se si obbligano, come le si obbliga? Vuol dire che devi mandare un messaggino con il link all'Apple Store o quello che sia per fare il download dell'app? Sì, un secondo dopo qualunque hacker sfigatissimo comincia a mandare messaggini, le persone si confondono e fanno download di ogni sorta di robe. Fai un push out, come si dice, un OTA in termini tecnici, da parte dei gestori del telefono, sì, ma non puoi fare quello per l'app, puoi farlo per il protocollo, non puoi farlo per l'app. Quindi diciamo che ci sono un sacco di criticità sulla come convincerai le persone o come farai in modo che le persone prendano questa app, e poi se veramente questo sistema con il Bluetooth che ho appena spiegato viene utilizzato, fare in modo che poi le persone che sviluppano l'app sulla base di un sistema relativamente sicuro e relativamente ok per la privacy non si sbaglino e non facciano casino e magari sviluppino un'app che mina invece quello che questo sistema aveva di buono, perché ci costruisce sopra altri strati che sono più cloud based e poi dove vanno i dati e poi chi li aggrega e così via. Quindi ecco, questo è quello che fino adesso sappiamo. C'è il protocollo di cui ho parlato a livello Bluetooth eccetera, è stato proposto anche da una serie di enti di ricerca, più Vodafone più altri, a livello europeo. Si crede che quello sarà un po' la base dei vari modelli. Io ho visto già girare però app di ogni sorta in regione Lombardia e così. Mia madre ieri mi ha detto: ah sì, perché ho preso questa app che adesso pare che sia la roba che devi avere, devi scrivere i sintomi. E io dico: calma mamma, non è che devi scaricare qualunque cosa ti venga mandato per messaggio da chissà chi. Quindi è comunque molto delicato, perché si tratta di dati molto sensibili e tutto, ma diciamo che sta arrivando una convergenza nella comunità tecnico-scientifica, perché lì lavorano tecnici insieme ad epidemiologi insieme, su questo tipo di modello, che dovrebbe permetterci, se non altro, di avere dati un po' più certi, perché il casino di questi giorni in Italia è che i dati non sono chiari, non sono trasparenti, non sono facilmente spiegabili, cioè c'è
è molto difficile per chi sta cercando di modellizzare anche solo la, la riapertura, basarla su quel genere di dati così rozzi, se vogliamo, così inspiegabili alle volte. Cioè è tutto... No, non voglio finire su una nota negativa. Quindi l'app sarà fighissima e ci permetterà di riaprire e funzionerà e ci manterrà tutti, tutta la privacy come si deve. Fantastica, fantastica. Giovanni, hai una domanda? Sì, era una domanda un po' relativa a noi orfani di politica interna che abbiamo sostanzialmente la scheda elettorale vergine dai tempi di Lamalfa. Ma in realtà io ho anche votato per una compagine che per questioni di lauree false ha preso l'1,3%. Insomma, sono sempre stato un elettore più che deluso, assente. Quello che io mi sono sempre un po' chiesto... Gli assenti sono i peggiori, io preferisco... Vabbè, poi ne parliamo comunque dell'assente. Io mi chiedo sempre come mai quando c'è un ci sono personalità che si rifanno in qualche modo a una certa ideologia, non so neanche se parlare di ideologia, diciamo una visione liberale un po' più legata al fatto di fare considerazioni che siano in linea con quella che è la realtà che ci circonda. Poi tendono sempre a essere così litigiose, per cui alla fine, cazzo, metterli d'accordo è sempre un casino. E si finisce sempre che poi uno va via, un po' più o meno sbattendo. Cioè, ci si affronta, ci si confronta molto spesso con dei superego abbastanza ipertrofici, che alla fine con la struttura politica con cui abbiamo noi finiscono per non andare bene. E pregano magari opportunità per avere... quella che può essere magari anche una forza di che magari segnatamente sarebbe di minoranza, perché come dicevo intanto ai ragazzi dovessi fare un programma di partito, un programma politico, io forse non mi voto neanche io, però almeno avere una forza che possa essere il famoso ago della bilancia e quindi magari dare un po' di razionalità a opposti schieramenti. Secondo te, che tu li conosci, no? Ne hai conosciuti molti, quindi anche direttamente, cos'è che porta tutto questo? Allora, io mi do una spiegazione molto ottimista, che è che siamo indisciplinati perché siamo per la libertà prima di tutto. E quindi quando c'è poca come dire, apprezzamento per le strutture eccessivamente gerarchiche, perché c'è sempre questo sospetto che dietro ci sia prevaricazione e compagnia, allora ciascuno va di per sé. Però è una spiegazione che non, insomma, che non funziona, che mi do così per ridere, ma la divisione dei partiti, diciamo liberali e anche onestamente dei partiti di sinistra, è una piaga giustissima da sollevare, perché io stessa, non è un caso, se mi sono anche iscritta, insomma, se sono stata chiamata, perché non è da iscriversi, nel comitato promotore di azione, che è il partito di Calenda, perché l'idea è che non serve a niente in questo momento dividere un fronte che magari avrà qualche differenza, ma fondamentalmente sta dalla stessa parte, se guardiamo per l'elettore medio, quindi sono d'accordo con te che la frammentazione è assolutamente deleteria. Non credo che sia solo ascrivibile a personalità, penso che veramente sia, adesso prima scherzavo, ma penso che veramente sia un atteggiamento che deriva dalle convinzioni politiche che ogni opinione debba essere rispettata, che ogni opinione, non uno vale uno, però insomma che ogni opinione debba contare, e di conseguenza quando sembra che l'opinione divergano, beh allora è giusto divergere, c'è meno disciplina. Emma Bonino dice sempre che però non significa che allora ci devono essere tutti anarchici dentro un partito, e lei ne sa qualcosa, visto che i radicali sono sempre stati abbastanza... di quello stampo, e sono d'accordo con lei. Credo che adesso, scherzi a parte, è una questione seria, perché adesso, come dicevo prima, è un momento in cui
si rischia veramente il patatrac per quanto riguarda tutto, cioè per quanto riguarda l'Unione Europea, per quanto riguarda le libertà individuali, per quanto riguarda i diritti civili, cioè si rischia di tornare sul serio indietro. Quindi la tua obiezione è validissima, io tutto quello che posso fare è sperare e augurarmi che verranno messi da parte personalismi, che verranno messe da parte logiche di piccoli feudi e di piccoli e di piccole convenzioni personali e di spaccare il capello in due, perché se c'è un momento in cui non c'è bisogno di questo adesso, ma non è che non ci sia bisogno nella maniera in cui, cioè come per esempio adesso tutti quelli che criticano il governo, ah, traditore della patria, come osi, siamo in un momento di emergenza nazionale, schifo, eccetera. Non è che bisogna restare uniti perché è un momento di emergenza e quindi bisogna restare uniti per forza, no, bisogna restare uniti perché dall'altra parte c'è un fronte compattissimo, unitissimo, che fa passare i suoi messaggi in maniera molto forte e coerente. Se di qua c'è sempre un fronte invece diviso perché passiamo 3 ore a discutere di questo e di quest'altro, non si va da nessuna parte. Ci sarà tempo di mostrare le posizioni diverse quando si avrà il potere di proporre politiche, di fare leggi e tutto. Fino ad allora bisogna semplicemente capire da che parte stiamo e poi andare abbastanza uniti. Quindi sono molto d'accordo con te. Però piccolo punto, non fate assenteismo politico, per favore, anche se non siete 100% d'accordo, perché sennò poi allora vinco gli altri, se vogliamo restare in questa metafora un po' calcistica. Grazie. Se okay. Lo dico con sorriso, però. No, ma qua mi viene spesso rinfacciato anche in famiglia. Una cosa che ancora vi permetto di aggiungere, io ero molto d'accordo con quello che stavi dicendo prima sul tema, che forse ha fatto difetto a un po' di personaggi, penso, non so, ad esempio a Monti, no? Cioè personaggi che non sono mai stati abituati a confrontarsi, perché tutto sommato uno così lo chiamavi per una conferenza, una lezione, gli davi dei soldi, ma non è che dovevi mettersi in discussione su nulla. Molto spesso i leader che si possono in qualche modo definire liberali mi danno l'aria di avere questo approccio qua. Tu hai detto da primo della classe, comunque, o forse da uomo che non deve chiedere mai. Invece in politica credo che il difficile sia proprio quello, che in realtà poi alla fine tu devi anche convincere la gente a votarti, devi avere molta empatia, e quello è importantissimo. Io credo che però quello che potrebbe essere il leader di un partito con cui mi potrei trovare io in empatia è qualcuno che rimanga coerente e che non insegua l'avversario su delle strade che sembrano facili per acquisire il consenso. Perché in questo senso qua c'è il rischio, secondo me c'è la certezza che se io cavalco delle ipotesi vagamente populiste, perché penso che tutto sommato poi in giro piaccia, dubito che faccio girare del consenso dalla mia parte, perché chi dovesse avere delle visioni in qualche modo populiste voterà per il professionista e non, come dicevo, per il dilettante. Quindi secondo me qualcuno che in questo momento fosse coerente, avesse visione e, per ultima cosa, avesse il coraggio di dirci la verità, cosa che sembra così difficile fare, cioè anche dire: guardate che probabilmente le cose andranno male ancora per un po' prima di andare meglio, forse una chance ce l'ha. Se non avesse una chance, almeno insomma, non ci avrebbe da vergognarsi di niente. Non so se sono d'accordo. Allora, tendenzialmente d'accordo, tranne che sull'idea che il leader debba essere per forza molto empatico. Quello che deve essere capace il leader o quello che sia è di essere cognitivamente empatico, nel senso di capire
che cosa le altre persone vivono o provano, eccetera, che non vuol dire però che deve essere trasportato da sentimenti o da come dire, pietà per certe cose. Deve essere capace, quello che si rimproverava a Monti è che era percepito come qualcuno che non fosse neanche capace di immaginare come si potesse sentire magari il pensionato a cui la riforma Fornero aveva fatto questo e quest'altro. Io credo che il tipo di mettersi in discussione che uno come Monti aveva fatto nella vita era di un tipo più difficile magari da capire per la maggior parte delle persone. Quando era commissario europeo, per dire, ha fatto delle lotte da titani con Microsoft e con altre aziende all'epoca, mettendo in discussione addirittura l'Unione Europea, la potenza che l'Unione Europea poteva avere di fronte ad altre entità. Quindi è solo che sono mondi così lontani dall'italiano medio che è ovvio che si percepisca un Salvini e un Di Maio come più vicini. Ma io continuo a dire, lo ripeto ogni volta che mi trovo davanti a una telecamera, che per governare bene non si deve essere equivalenti o speculari all'italiano medio, ma si deve essere capaci, nel senso che il Parlamento non deve essere uno specchio del paese come composizione. Non hai bisogno di X percentuale di disoccupati, di X percentuale di lavoratori in nero, di X percentuale di casalinghe, eccetera. Certo che se hai rappresentanti di più mondi, magari è più semplice sviluppare politiche più giuste, però un politico bravo in quel senso, secondo me, deve essere uno che è capace di rappresentare gli interessi anche di categorie che non sono le sue. Io vorrei essere capace di rappresentare gli interessi degli agricoltori, benché non abbia necessariamente, non sappia manco far crescere la mia pentina di basilico in cucina. Quello è un vero politico, un politico che capisca quali sono gli interessi legittimi e che non lo faccia solo perché io vorrei portare avanti i diritti o, non so, l'eguaglianza per le donne, ma non perché sono donna, ma perché ritrovo che sia giusto che le donne siano pagate lo stesso che gli uomini, per esempio. Quindi spingerei più su quel tipo di razionalità emotiva che non necessariamente su questa idea di un politico che deve sapere accarezzare il cagnolino in televisione perché sennò non è un figo. Ecco, quello non è... come dici tu, ha sbagliato a rincorrere quel genere di figura perché non era la sua figura, se vogliamo mantenerci sull'esempio Monti. Ma non è che tutti i politici debbano avere un cagnolino carino e fare l'empatico con tutti quanti, non credo. Soprattutto se ti fa schifo il cane, ma era quella sensazione quando gliel'ha andato in braccio. Io credo che un leader che, appunto, senza blandire, ma che sappia anche parlare al cuore, probabilmente a noi servirebbe. Sì. Quel tipo di dote lì, senza necessariamente dover fare rodomontate o... Giovanni, dammi tempo. Ragazzi, facciamo le domande a Giulia da parte, se ce lo permette, da parte di Matteo e Andrea, e poi ci salutiamo, se no andiamo per lungo. E qualche domanda interessante in chat, mi sembra. Io non ho assolutamente guardato la chat, ammetto. C'è Paolo Nardella, ad esempio, che chiedeva: chi garantisce che i dati raccolti vengano utilizzati solo per il tracciamento a fini sanitari? A chi sarebbe demandato il controllo di questi dati a società terze? No, dipende. Allora, intanto dalle varie, come dire, strati di regolamentazione sulla privacy, quindi da vari garanti, sia a livello nazionale che a livello europeo. Secondo, dipende... cioè, tendenzialmente tu dai il consenso per l'utilizzo dei dati per un certo fine. Ora, se nel bla bla di consenso all'inizio, quando downloadi l'app, c'è scritto che potrà essere usato anche per, non lo so, qualunque altra roba, mandarti pubblicità di cibo per cani, lì vuol dire che hai dato il tuo consenso a una roba sbagliata. Quindi c'è una parte di responsabilità di chi monitora, c'è una parte di responsabilità individuale e, come dicevo prima, molto dipenderà da chi e come svilupperanno questa app e dove andranno a finire i vari dati. Come dicevo, un conto è i dati di localizzazione, quindi sapere dove io sono stata e con chi ho avuto interazione, un conto sono i dati medici,
Infatti, se vi ricordate, quando ho parlato dell'app, non ho parlato di registrare il proprio stato di salute nell'app. Questa è un'altra cosa ancora. Noi abbiamo parlato di app di tracing, e tracing vuol dire puramente una questione di geolocalizzazione delle persone rispetto a persone che si sono mostrate infette, dimostrate infette. Ma che queste persone siano dimostrate infette non ti deriva dall'app e non è registrato dall'app nei dettagli. E se anche fosse registrato dall'app nei dettagli, per come si presuppone che saranno configurate queste app, non sarà identificato tu come persona, ma sarà identificato che il numero randomico che è stato assegnato a quel particolare Bluetooth, bla bla bla, è infetto, ma non avrai da mettere dentro la, che temperatura hai, quante volte hai tossito. Poi ci sono delle cose che un informatico ha dichiarato come esoterismo informatico, che è per esempio questa notizia che è girata tantissimo di questa app che sa giudicare da come parli, dal tuo tono di voce, dai colpi di tosse, se tu sei malato o no, cioè delle cose che, con tutto che abbiamo tecnologie avanzate, eccetera, è ancora un pochino complesso. Quindi, per tornare a bomba la domanda, le app di tracing non dovrebbero necessariamente avere dei dati sensibili e dati sanitari. Se ci saranno invece delle app complementari per esempio una diagnosi fatta a casa, oppure un che ne so, quell'idea del passaporto, appunto, del QR code rosso, come fanno in Cina, no? Rosso o giallo, verde, a seconda che può uscire o non può uscire, quella è un'altra cosa, ma non stiamo parlando, ripeto, dell'app di tracing. Bene, ragazzi. Okay. Vai, posso fare la mia domanda al volo, scusami. Allora, più un aneddoto con una domanda che non c'entra nulla tutto quanto fatto fino adesso. Allora, a Natale sono tornato giù a Fiumicino e tra i vari giri di amici di famiglia mi è capitato questa famigliola di amici di famiglia, sempre in quel capo famiglia, diciamo, il nonno di 70 anni, mi dice: ah, tu che sei di economia, vieni qua, vieni qua. Già, all'inizio è già commette bene. L'avevo quasi scampata. E mi dice: hai visto che la Meloni e Salvini se ne sono accorti, non si sono fatti finocchiare dall'Europa, dai tedeschi, perché il MES serve a salvare le banche tedesche. Guarda, nella mia testa, come inizio adesso? Allora, innanzitutto in Germania dicono che è per salvare le banche italiane, quindi ogni paese ha i suoi cazzari. Esatto. Ma detto questo, in realtà i CDS delle banche italiane sono più costosi di quelli delle banche tedesche, quindi il mercato prezza più rischiose le banche italiane. Eh no, ma le banche tedesche hanno i titoli tossici. Io ho detto: sai che, Franco, sai che cos'è un titolo tossico? Lo sai o non lo sai? Sai come mi ha risposto? Gli immigrati. Quindi, ma che c'entra? Esattamente. Il mio sogno qual è? Dato che in TV vedo sulla 7, vedo, a parte Borghi, lasciamo stare gente così, vedo Thomas Fazzi, ad esempio. Thomas Fazzi, comunque giovane, avrà più o meno la tua età, non so anche se lo conosci, è un tizio che non ha neanche una triennale in economia, ma lo introducono come economista. Ovviamente marxista, ovviamente MMT, che gira con Gianluigi Paragone, Rinaldi e così via. Io mi chiedo: ma se è così facile andare in TV, qual è il modo per andarci? Perché il mio sogno, chi è qui lo conosce, no, con un po' di presunzione dico che, saprei leggere un dibattito sia dal punto di vista tecnico che personale, sono un po' presuntuoso, lo so, ma il mio sogno è andare in TV e dire: senti, dannazione, non è vero, guarda, cioè, ti spiego a te e a chi ascolta che non è vero, le cose funzionano così, funzionano così e funzionano così, come ho provato a fare ieri, però avevo davanti hai capito prima, come ti abbiamo detto. Quindi come si fa ad arrivare in TV? Me lo puoi spiegare tu che ne sai, mannaggia. Che ne so, io ci sono andata una volta, quindi però non ci è sei stata. Proprio... sì, ho capito. Guarda, è lo stesso problema che abbiamo in più Europa. Più Europa non va quasi mai in TV, e infatti Emma è sempre molto arrabbiata, addirittura ha fatto ricorso alla G-Con. Brava, esatto. Stavo per dire al Kodakon, che non c'entra assolutamente niente. E quindi dipende un po', no, quello che posso dire è che non dipende da quanto buone siano le tue idee, questo è 100%, non credo che sia il criterio primario di selezione di chi va in TV o chi no. Se posso dirlo, quanto rutti più forte, ma vabbè. Anche sicuramente c'è questa idea dello show da porro magici, va a prendere le botte.
nelle volte. No, è vero. Infatti, la cosa terribile della televisione, il motivo per cui io preferisco di gran lunga dibattiti come questi o interviste sui vari canali YouTube, eccetera, è che in TV, anche da quelle più piccole a quelle più grandi, c'hai pochissimo tempo e quindi devi ridurre tutto a degli slogan, a delle battute, a dei botte risposta. Quindi ci vuole anche una certa, non lo so se magari tu sei bravissimo a fare questa cosa qua, ma ci vuole veramente una prontezza e è un battibecco costante. Quindi ti senti pronto a un battibecco di quel genere? Poi ce la posso fare. Più che altro, lei, la cosa mi fa incazzare, sì, siamo tutti contenti di fare chiacchierate simili che sono stupende, perché davvero abbiamo modo di confrontarci, di dire quelle due cazzate anche tra di noi. Il problema qual è? È il problema anche di Liberi Oltre, che non arriva. Liberi Oltre è il miglior canale di informazione che abbiamo visto in vita mia, e quanti ha? 20.000 like praticamente. Quindi lo so. Siamo impermeabili totalmente a tutto. E questo, cioè, per questo che vorrei andare in TV, perché nonostante sia lo spazio minimo, devi ribattere subito, ma comunque e penso sia l'unico modo, bene o male. No, la cosa interessante rispetto a internet è che internet è molto più compartimentalizzato, nel senso che sono rari le occasioni in cui non hai la filter bubble, no? Cioè non hai il fatto che tendenzialmente andrai a vederti le cose che ti interessano, con cui è raro. Per esempio, un ragazzo mi ha recentemente mandato un messaggio dicendomi: ah, cosa pensi di questo video che ho fatto sull'Europa, no? Perché immagino che lo vedrà lo zio leghista e il cugino pentastellato che non capiscono niente. E gli ho detto: guarda, è un video molto carino, molto ironico, eccetera, però dubito che, a meno che non glielo propini come succede in televisione, nel senso che in televisione tu sei lì e ti becchi quello che ti becchi, non è che c'è, certi canali sono magari più affini a quello che tu pensi, eccetera, però tendenzialmente c'è un po' l'idea che ti viene mostrato un po' di tutto, non tutto, però quindi, non, quindi la vera domanda in realtà che io mi farei, a parte come si va in televisione che è giusta, è di conseguenza che quanto impatto può avere la comunicazione online se alla fine you preach to the converted, cioè fai la predica a quelli che già sono convertiti tendenzialmente online, un po' per gli algoritmi, un po' per come le persone navigano e gestiscono la loro vita online. Cioè vuol dire che, quindi la domanda fondamentale a cui non ho risposta è: vuol dire che l'unica maniera ancora per far pendere da una parte o dall'altra una persona indecisa, il famoso 40% di astenuti o quello che sia, è andare in televisione, o c'è anche maniera di farlo in altri modi? E se è solo attraverso la televisione, abbiamo il problema che, come dici tu, non è assolutamente facile arrivare in televisione, non è necessariamente le persone, non sono necessariamente le persone migliori o più preparate che in televisione ci arrivano. Vai Andrea, poi chiudiamo. Sì, se no mi licenziano, ragazzi. Allora, io sono assolutamente d'accordo con tutte le preoccupazioni riguardanti l'app, insomma il contact tracing in generale, però secondo me ha fatto distogliere un sacco l'attenzione da uno strumento che io ho sempre reputato molto invasivo, ovvero l'utilizzo del drone, che mi sembra abbastanza spropositato negli ultimi giorni, soprattutto visto a Pasqua e Pasquetta. Allora, un po' per appunto mia cultura politica, filosofica, non so come definirla, ho provato a cercare nei siti comunali, dei comuni che hanno sponsorizzato, almeno quelli che conosco io, l'utilizzo di questi droni, e ho visto che intanto non risulta alcun acquisto di questi droni all'interno degli albi pretori, e non risulta neanche tra la strumentazione, ad esempio, non so, di protezione civile, polizia locale. Quindi, ad esempio, banalmente mi sono chiesto, no? Questi droni, da dove li hanno presi? Perché sono stati, ad esempio, dati dalla protezione civile, dallo Stato in generale, oppure sono stati presi in prestito, non mi importa il costo, dai privati? E soprattutto il livello di privacy e della garanzia della privacy che c'è dietro. Perché se io privato ti presto un drone, come lo stai utilizzando? Perché magari, ad esempio, stai anche registrando il controllo del territorio che fai e ti dimentichi di cancellarlo prima di tornarmelo. Credo che questo, tra l'altro, sia un argomento che interessa molto alla Zolini, anche perché purtroppo nei siti comunali ho visto che non c'è alcuna determina, alcuna delibera
non so come siano stati autorizzati. Ti confesso che non lo so, nel senso che non ho assolutamente guardato a questo problema particolare. Non so se, dipende poi che tipi di droni sono e quanto costano, eccetera, perché per alcuni acquisti a livello di appalti pubblici, sotto soglia, sopra soglia, eccetera, ci sono criteri diversi anche per quanto riguarda la pubblicazione o dove si possono acquistare, eccetera. Quindi non... cioè, ho studiato un po' il codice degli appalti per questioni lavorative, ma sì, non sì, so no, a livello no, comunale. L'ho cercato proprio, ho fatto la differenza, perché ad esempio sotto i 40.000 in realtà ormai la soglia è molto più alta, è possibile acquistarlo tramite MEPA, insomma quello lo so, però proprio a me ciò che non è chiaro è l'autorizzazione. Però sul MEPA tu non è che puoi, tu privato non è che puoi andare a vedere che cosa è. No, assolutamente, però ad esempio ci sono le altre determine. C'è ad esempio la determina dirigenziale che autorizza all'acquisto su MEPA del drone piuttosto che delle uova di Pasqua per i bambini. Però ad esempio... una roba, sì. Andre, perché non so te adesso che notizie hai letto, però siccome due comuni dove, cioè vicino a dove abito, in particolare hanno utilizzato i droni, ma sono droni dell'esercito, ovvero è l'esercito che li manovra e l'esercito che controlla, ed è una cosa ben diversa. Quindi c'è un accordo con l'esercito italiano che lo fa. Non so come siano passate le notizie all'esterno, però io ti dico, avendo visto quello che stanno... Cioè, io adesso non mi trovo vicino a quei comuni per motivi di studio, però vedendo comunque le notizie come girano nei notiziari locali, è l'esercito che ha i droni per andarli a vedere. Da come ho visto le notizie che le emittenti televisive hanno utilizzato... gli hanno fatto vedere dei servizi dagli elicotteri della Guardia di Finanza, quindi questi controlli è l'esercito che li fa, non può essere il comune con la Polizia Municipale. Comunque, se la Polizia Municipale ha a disposizione dei droni, probabilmente è perché glieli ha dati l'esercito, che comunque ci vuole un training anche per guidare un drone, quindi dubito che il poliziotto municipale sappia guidare il drone. Infatti mi chiedevo proprio questo. No, no, ma cioè, secondo me è più semplice che l'esercito. Allora, okay. No, è interessante, però adesso vado a vedermela anch'io sta cosa, perché non ha... se volete, i comuni sono in particolare quello di Gattinara, Piemonte, che ha sponsorizzato, sindaco leghista, ha sponsorizzato un sacco questa cosa, che hanno utilizzato i droni. Grazie. Prego. La sicurezza, ragazzi, prima di tutto. Beh, guarda, privacy e sicurezza proprio a lei. Ti ringrazio infinitamente, Giulia, per aver partecipato e speriamo di rivederci magari in altre occasioni, dal vivo. Sì, come no, volentieri, appena possibile. Appena ci parlano di uscire di casa. Ragazzi, niente, ciao a tutti. Grazie ancora dell'invito, molto piacere. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi.